WSK Euro Series 2011, terzo round da Muro Leccese. La prefinale KFTE, in pole position chi è che c'è, Gabriel? C'è Russell. George Russell con l'Intrepid, secondo Dennis Olsen con l'Energy, terzo Esteban Ocon con l'FA Kart, quarto Pedro Hildebrand. I kart si allineano nell'ultima curva, vanno a schierarsi uno di fianco all'altro perché poi dopo andranno a percorrere il rettilineo di partenza affiancati, andranno appunto a percorrerlo nel binario che vedrete. Dopodiché il direttore di gara deciderà se spegnere il semaforo e di conseguenza i kart partiranno. Al momento sembra che tutto sia ok, i kart procedono lentamente, i semafori sono accesi, semafori spenti e si parte. Subito Dennis Olsen va a cercare la miglior linea, ma chi sfila primo è George Russell, portandosi dietro Esteban Ocon e un altro Intrepid che è quello di Harrison Scott. Succede parapiglia, là davanti si gira appunto Scott e quindi adesso George Russell e Esteban Ocon sono da soli a condurre la gara, con terzo Antonio Fuoco che partiva dalla settima posizione dopo un assolutamente ottime manche di qualifica. Assolutamente sì, è partito veramente bene Antonio Fuoco e ha sfruttato l'incidente che c'è stato subito alla seconda curva, e ci sono tuttora dei piloti che stanno cercando di togliere il kart dalla pista. Pista che tra l'altro in questo weekend ha insomma destato un po' di preoccupazioni, di polemica forse, anche se poi di polemica vera non si tratta, perché è stato modificato, rinnovato il manto stradale con una speciale resina che ha donato sì maggior grip all'asfalto, però comunque si deposita tanta gomma in pista, vedete proprio adesso dall'inquadratura quella gomma che c'è in traiettoria, è veramente, sono 5 cm di gomma e questo crea problemi forse ad alcuni piloti, mentre altri sono contenti della situazione. Ma andiamo a vedere subito il monitor dei tempi. In prima posizione c'è George Russell, come avete visto, seguito a 4 decimi dopo un giro da Esteban Ocon, e poi dopo dietro a 1 secondo 6 Antonio Fuoco, che a sua volta ha quasi mezzo secondo dal quarto, che è Alessio Piccini, che però sembra avvicinarsi a Antonio Fuoco. Beh, in questo momento non te lo so dire perché sono nella curva, l'unica curva che non riusciamo a vedere, ma adesso spuntano qua e ti posso dire se effettivamente è così, ed effettivamente è così. Con Antonio Fuoco che è andato largo all'ultima curva appunto ed è uscito un po' rallentato, però comunque non ha perso vantaggio rispetto a Piccini, che ora gli è veramente negli scarichi. Dietro a Piccini c'è Dennis Olsen in quinta posizione e sesto Robin Hanson con un altro Energy. Vorrei far notare, perché adesso siamo qua a fare i fighi, me lo faceva anche notare Ronny, che in realtà noi in questo momento stiamo vedendo tutto, abbiamo sia il monitor dei tempi sia le immagini sul teleschermo. Ed è la prima volta che una pista ci offre un servizio di prima classe, quindi solito sotto la pioggia, al con freddo, vento, alla neve, freddo, neve, sai, tipica neve di agosto peraltro. Invece qui no, tutto bene. Bene, quindi siamo rilassati qua, tranquilli, anzi quasi quasi mi godo la televisione, Ronny, non so se poi ho così voglia di mettermi a parlare. Adesso ci sediamo, braccia concerte, ci godiamo la gara, anche perché sembra che al momento, anche se, eccolo lì, è passato invece, in questo momento non inquadrato la telecamera, Charles Leclerc ha sorpassato Robin Hanson e si è portato una posizione avanti. Hildebrand va largo, fa un parapiglia, comunque non si vede dai teleschermi, ma poco male. Anche perché là davanti George Russell conduce veramente indisturbato la gara con un secondo di vantaggio su Ocon. Adesso guardando il monitor dei tempi riesce a guadagnare sempre circa 1-2 decimi a giro, di conseguenza sembra quasi che comunque nei primi 3 giri di gara non ce ne sia per il pilota spagnolo, quindi Ocon e tutti quelli alle loro spalle. Se posso dire, io parlo penso a nome di tutti, penso che parlo la cosa a nome di tutti, Gabriel. Sì, assolutamente. Penso anche che quello della che Shua Maria. Assolutamente sì, soprattutto per lei, anzi no, in questo caso non so se lei è molto interessata, ma io penso che quello che si stanno chiedendo tutti è dov'è Graham. Questo perché ce lo stiamo dicendo, perché lui, Graham, è partito esattamente in 18esima posizione, attualmente non so dirvi in che posizione sia, magari Ronny mi può aiutare visto che allo schermo attaccato, ma non è neanche nello schermo, non quindi è nella prima schermata, non è neanche nella prima monitor dei tempi, di conseguenza credo che Graham sia nelle posizioni dalla 20esima in giù. Adesso vado a vedere se bravo Ronny, tu cerca, intanto spiego perché tutti dovrebbero essere interessati a Graham, perché
non ecco, tutti... io lo vedo adesso lì davanti, Graham, ah, ed è quindi qui è ancora l'ultimo, in gara. Sembra. Ok, certo. Ottimo, peccato perché comunque Graham, diciamo che è uno dei piloti più famosi del paddock. Non lui direttamente. Ecco, appunto, io è lì che volevo arrivare, perché insomma, possiamo chiamarli affari di famiglia se vogliamo, perché non è male come cosa, perché lei... Graham è famoso per avere una sorella particolarmente interessante. Bravo. Ha due sorelle, una un po' più robusta, che comunque a chi piace il genere è molto interessante. È l'alta, la finiamola qui. L'alta non diciamo niente perché potremmo essere scurrili, diciamo. E quindi è molto famoso questo. Per questo che io vi terrò aggiornati, sappiatelo su Graham. Assolutamente, possibile. Perché prima, tanto è passata, eravamo al bar a pranzare prima della gara, è passata la sorella di Graham e si sono aperte le acque tutti. Brava ragazza. Il paddock in silenzio. Comunque Graham è in 22esima posizione, quindi male male per lui. Comunque qui George Russell, porca miseria, gira veramente fortissimo. Ha sempre degli intermedi 1-2 decimi più veloci rispetto a Ocon. E infatti adesso dopo 6 giri ha un secondo e 5 di vantaggio George Russell, che è su un kart intrepide, e in questo weekend con la pista in particolari condizioni, ovvero con tanto grip e tanta gomma nei pressi delle curve, di conseguenza un telaio che deve essere adatto sia alle condizioni di poco grip, ma deve anche insomma flettere e lavorare, come si dice in gergo, nella maniera corretta, sembra che il materiale dell'Intrepid sia quello che va veramente meglio, anche perché in tutte le categorie i kart del arancioni della casa di Salizzole, Verona, sono sicuramente quelli più... quelli che vanno meglio, non ci sono storie, più prestazionali. Ma io invece volevo far notare che la classifica ci sta dicendo che ci sono due pilotini italiani nelle prime quattro posizioni, e volevo far notare quali fossero. Uno è Antonio Fuoco, che, di cui abbiamo già parlato appunto, e l'altro è Alessio Piccini, figlio d'arte, come figlio di Alessandro Piccini, 5 volte campione del mondo di kart. Infatti io temevo di sbagliare quando ho visto appunto Piccini, perché sai, lì ti gira la testa. Sì, perché, dici, Alessandro, cosa ci fa quei ragazzini cosa della ci K-3? Fa? Vuole vincere facile come la pubblicità Ponzi, ce lo siamo già detti questo. E invece c'era anche Vita Mattia, che partiva in decima posizione perché Piccini partiva nono e attualmente è quarto. E invece Mattia Vita è tredicesimo al momento. Partiva decimo e è tredicesimo al momento. Altra nota che mi sembra piuttosto interessante riguarda Lance Stroll, che attualmente è in decima posizione ma partiva a ventunesimo, quindi Lance sicuramente Stroll, è... bravissimo Lance Stroll, tiriamo fuori l'argomento Lance Stroll. Lance Stroll è pilota già sotto contratto della Ferrari Driver Academy, ovvero lui ha gli adesivi con il cavallino sul casco. Beato lui, dici poco. Li ha comprati? No, il padre è imprenditore nel campo della moda, molto famoso, molto potente. Diciamo che sta benino di famiglia il ragazzino. No, poi veste bene, Lawrence, sì, non ricordo male. Lui sta benino di famiglia, magari fa fatica ogni tanto a fine mese ad arrivare, però comunque diciamo che magari la casettina, l'appartamentino e le vacanze le fanno. Però lui, dopo essere stato scelto dalla Ferrari per entrare appunto nel programma di addestramento, di crescita, nel divaio comunque della Ferrari, ha destato anche abbastanza scalpore. Infatti si è visto nel Gran Premio di Canada dell'anno scorso, ai box della Ferrari se ne è parlato tanto di questo ragazzino, che correva nelle gare in kart Rotax in Canada, e comunque è arrivato in Europa quest'anno in questa stagione ed è riuscito a fare anche abbastanza bene. Se nelle prime gare ha fatto un po' fatica, poi in queste gare riesce a fare benino. Particolarmente in questo weekend qualche colpetto di troppo l'ha ricevuto. L'ha preso. Comunque il ragazzino ha dimostrato di essere abbastanza veloce. Guidare sa biguidare, quando riuscirà a restituire anche qualche colpetto magari lo vedremo spesso lì davanti, è probabile. Ma comunque è incredibile, perché io sono riuscito ad ascoltare un discorso di Ronnie, non succedeva dal 78, senza addormentarti. È incredibile. Tanto la gara peraltro, ragazzi, che mosceria senza Yannick, è una cosa, mamma, non si può sentire. È intervenuto Michele Benso di Stop and Go, che è un esperto di telecronaca, e ci ha subito dato una mazzata nei denti. Saremo probabilmente licenziati all'istante. Quindi voi registrate, ma andate avanti più veloce. Così comunque sembra che ci sia Yannick qui al circuito internazionale La Conca di Muro Leccese. In realtà Yannick non sarebbe stato ben visto qui dentro, perché non si può urlare qui dentro, vero? È l'unica regola. Siamo qui tranquilli, professionali. Ma non è che mosceria, però a dire il vero la gara, francamente, anche se il gruppetto dietro, il duo di testa, è abbastanza caldo, però comunque dal quinto al settimo posizione, ecco, non infatti ci sono, nel senso che Russell è sempre in testa, seguito da Ocon, Fuoco, Piccini,
più o meno equidistanti, e dietro ci sono i vari Olsen, Hansson con l'Energy e Leclerc con l'Intrepid, che sì, ogni tanto si sorpassano. Hansson però... e Leclerc stanno facendo un po' di spettacolo. Diciamo che dobbiamo a loro un po' lo spettacolo di questa gara, perché sennò non ci sarebbero spunti, saremmo qua a parlare dei fatti nostri. Parliamoci come chiaro. Stavamo facendo, tra l'altro, in maniera più che tranquilla. A proposito di Charles Leclerc, lui è già sotto contratto con Nicolas Todd. Ma tu sei contratti di tutti? Cioè... Contratto. Io sono procuratore, prendo il 20% dello stipendio di quando saranno in Formula 1. Ma tu fai il giornalista o la portinaia? Perché io faccio la... Mi sembra... Guardala in fondo, adesso non è inquadrato dal monitor, però Kim Omen ha fatto un meraviglioso sorpasso, anche se la partenza l'ha sbagliata e la pilotina olandese, perché pilotina. Ricordiamolo, Kim Omen è una ragazzina, anche se dalle sembianze non è proprio femminile, comunque partiva in sesta posizione dopo ottime manche di qualifica durante tutto il weekend, ma in partenza qui ha perso qualche posizione, ma adesso sta venendo su abbastanza e va bene. Forte Ronny, va e va forte, non è la prima gara in cui va forte la pilotina con la Zanardi, giusto? Zanardi. Il materiale Zanardi, però il team è Kaiser Racing, che è revenditore olandese della Zanardi, stesso team con cui è iniziato a correre Nyck de Vries, pilota di KF1 della Zanardi, e che è già sotto contatto McLaren. Quanti contatti che conosco, mamma mia, e quante cose sai Ronny. Sono bravissimo. Se ci fosse Yannick ti riassumerei. Io ancora devo lavorare invece sulla mia assunzione, ma invece sulla tua non avrei dubbi. Ma sei troppe cose, Gabio, perché sono veramente bravo. Ma in questo momento c'ho il microfono in mano e avrei difficoltà, però... E poi si sa, un uomo, due cose insieme, è dura che riesca è a farle, vero, esattamente. E questa è una verità assoluta. Le donne che saranno all'ascolto saranno molto felici, brave, di sapere questo. Brave, simpatica, soprattutto belle. La sorella di Graham. Sì. E a proposito di Graham, l'ho visto comparire ventesimo, sulla prima ventesimo. Schermata, e questo mi rende assolutamente felice, assolutamente. Quindi è... Dopo andrò a complimentarmi, no, ma andrò a complimentarmi direttamente con la sorella di questo. Posso... Se riesci ad avvicinarti. Se riesco a parlare in inglese, soprattutto, direi sì, che... Vedo male con l'inglese. No, un po' maccheronico, ma ce la posso fare, soprattutto... Ci si intende. Nulla cambia in classifica, anche se il giro più veloce della gara viene fatto segnare da Pedro Hildebrand, pilota spagnolo della Cosmic, che al momento è in decima posizione ed è quello che all'inizio ha creato un po' di patatrac. Perché partiva quarto, Ronny, esattamente, è stato coinvolto, adesso non eravamo focalizzati se lui ha coinvolto o è stato coinvolto, comunque. No, guardava la sorella di Graham e tribuna, praticamente sotto di noi. È distratto, è andato a sinistra e giù il patatrack che c'è stato poi alla seconda curva, se non sbaglio, secondo terzo. Questo me lo ricordo. Gara. Non cambia non cambia nulla, perché Russell è primo con 3 secondi e 2 di distacco. 3 secondi e 2, sottolineiamoli, perché non è poco, cioè sta prendendo veramente veramente un gran bel vantaggio, andando veramente forte. Ma questo è l'ultimo giro, io vorrei far notare che questo è l'ultimo giro, perché ho visto il cartello last lap, solo per quello. Grazie Gabo, perché non me ne ho accorto. E poi dici che non so l'inglese, caro Ronny. Sei bravissimo. Last lap. Quindi io prevedo che Russell con l'Intrepid possa andare a vincere questa pre-finale. Mamma mia come gliel'hai tirata, e mamma mia. E di conseguenza guadagnare la pole position per la finale, che si correrà tra poco e che chiaramente voi vedrete subito dopo. Prima di chiudere velocissimamente, magari parliamo di un attimo di Verstappen, che è in testa alla classifica, bravissimo. Verstappen non c'è. Perché non c'è? Max Verstappen, figlio di Jos Verstappen, uno dei piloti che ha più ben impressionato in questa KF3, nelle qualifiche è stato velocissimo, però ha preso una scordolata e di conseguenza si è fatto male alla costola. E quindi e mentre Ronny parlava è finita la gara e ha vinto Russell. Vince secondo Esteban Ocon, terzo Antonio Fuoco, quarto Alessio Piccini, quinto Dennis Olsen, sesto Robin Anderson, settimo Charles Leclerc, ottavo Lance Stroll, nono La Omen e decimo Pedro Hildebrand. Ok, bravo, bravissimo. Finito. Dicevo, Max Verstappen si è fatto malino maluccio alle costole, di conseguenza qui non c'è purtroppo, perché poteva sicuramente far tanto bene.